dodicesimo minuto della ripresa, mentre Rovereto suggerisce ancora in area di rigore per Lallo, che va alla conclusione splendida, e c'è la deviazione in angolo del portiere Menegatti, perde un po' di tempo il centrocampo, e poi c'è Bortignon che ruba palla agli avversari, se ne va Nalini, Nalini, gol, gol di Nalini, Virtus in vantaggio, splendida l'azione di Bortignon, ancora una volta a rubare palla agli avversari con Nalini che non sbaglia, incredibile il gol di Nalini, splendido nell'angolo laddove il portiere Menegatti non arriva, vantaggio Virtus con Nalini, ma grande merito anche di Bortignon che ancora una volta ha rubato palla agli avversari. 17esimo minuto del primo tempo, in vantaggio la Virtus qui a Ravenna. La rimessa con le mani affidata a Enrico Peroni verso Nalini, Nalini cerca di districarsi, ci riesce bene, cross e gol, splendido, splendido gol di Rovereto su cross di Nalini, ma come crea questo giocatore le palle gol, è andato a prendere sul fondo una palla quasi impossibile Nalini, e ha crossato, 2-0 per la Virtus, incredibile, qui a Ravenna al 28esimo minuto. Alla bandierina Buonavoglia, la battuta con la parata poi di Bertacco proprio sui piedi dello sportivissimo, dobbiamo dire, Bedi, mentre recupera Rovereto, sbaglia però stavolta, un po' di confusione, c'è la parata di Bertacco, la battuta di Nalini, lifata, palla in area, confusione, mischia, e poi Trainotti che manda sul fondo Lettale, supera la metà campo la Virtus con Lettale, era spazio Lettale per ragionare, suggerimento a Nalini in fascia a destra, cross in area per Bortignon che lancia per Lallo, palo di Lallo ancora a suggerire Nalini, poi Trainotti, padrona del campo la Virtus, ancora il Ravenna, il cross, quasi Pavan riesce a liberare in angolo, ma in area di rigore per aiutare i suoi compagni, ed è proprio scavalcato il giocatore di colore della Virtus con la palla che finisce però sul fondo al centrocampo, salta Bortignon, la palla a Capitan Lallo, la cede a Odogu, Odogu a spazio, Odogu ancora, la scambia con Lallo, area di rigore, non riesce Rovereto a deviare in gol questa azione, ancora tra Lallo e Odogu, ancora una battuta in area, svetta Egbedi, e questa volta c'è la grande parata di Bertacco, e poi la Virtus che si salva ancora in angolo, quinta palla e l'imposta ancora per Buonavoglia, il cross in area, poi è Pavan ed è la respinta di piede di Bertacco sulla conclusione di Treviani, davvero colpo di tacco per Mensah, gestisce palla la Virtus con il passaggio di Allegrini verso Taddeo, area di rigore, Taddeo cross in area, Odogu, Odogu, e la conclusione di Lechtaler che finisce fuori dai pali della porta.